Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video di Dragon Ball Legends, ma non su Dragon Ball Legends. Per quale motivo? Beh, l'avrete letto sicuramente dal titolo, no? Sembra essere uscito un nuovo cheat da 9999, quante sono, insomma, di Chrono Crystals, insomma, fino ad arrivare al cap delle CC infinite. E allora, io non so come esordire all'interno di questo video, perché sarà di sicuro questo qui uno dei più ambigui per me da registrare. Per quale motivo? Sapete benissimo che quando è uscito fuori una sorta di scandalo, se vogliamo, o comunque quando è uscito fuori un cheat veramente devastante e distruttivo, sia per le casse degli sviluppatori, quindi del gioco, e sia distruttivo proprio per quanto riguarda l'ecosistema, tipo quello degli equipaggiamenti, o per l'appunto Oxo che uscì tempo fa, che permetteva di praticamente shoppare Chrono Crystals all'infinito senza spenderci un euro, insomma, o con una spesa irrisoria. Ebbene, ve ne parlai qui sul canale, insomma, portai un pochino alla luce la questione che in genere girava soltanto nel deep web, chiamiamolo così, nel deep web di queste community, insomma, di questi giochi. Per poi quindi portarla alla luce questa cosa insieme magari a qualche altro creator internazionale e per quindi far fissare il tutto, come fu per Oxo e come è stato per altre cose. Ora con questo non sto dicendo che sono stato io a farle fissare, attenzione. Però d'altra parte comunque di sicuro dei creator a livello internazionale che portano alla luce queste notizie aiutano a far fissare e soprattutto aiutano gli sviluppatori e il gioco, immagino. Detto questo, in quei video comunque ci ho sempre tenuto a specificare che A, non esortavo in alcun modo ad effettuare determinate cose, B, che soprattutto non mostravo come farle, quindi per me quei video erano più che altro un sviluppatori, community, guardate che sta succedendo questa roba, mi raccomando, community interessata, non lo fate minimamente, io non vi mostro manco come farlo. Non ve lo andate manco a cercare però il procedimento, ok? Cosa che ovviamente buonissima parte della community non fa, una piccola parte della community fa ed addirittura mi viene a domandare come fare, quando io in primis non lo so. Questo qui è l'esordio di questo video, va bene? Cercare di fare più o meno una sorta di contestualizzazione. Ora, nelle ultime ore cosa succede? Succede che nel deep web, ancora una volta, insomma, all'interno delle community e anche, perché no, all'interno del mio Discord, infatti recupero così immediatamente l'immagine che è stata lanciata qui nel mio Discord, la setta de Barquizen, per chi non lo sapesse, ho un Discord soltanto per i sub di Twitch, quindi se volete seguirmi mi trovate lì in live quasi ogni sera e avete anche un server Discord a cui poter accedere, insomma, dove ci sono anche io ovviamente, come vedete ho anche commentato questa notizia. Viene lanciata questa immagine che in realtà non è stata lanciata qui per la prima volta nel mio Discord, altrimenti non avrebbe avuto alcun senso, ma che sta girando, come potete vedere, anche altrove, quindi ad esempio qui è in un Telegram, non so in quale, ma è in un Telegram. E soprattutto la notizia in realtà viene riportata da uno YouTuber, da un creator, insomma, è anche una persona che è attiva abbastanza su Twitter, che onestamente devo essere sincero, si è creato una fama di leaker soprattutto che non ha, nel senso, voglio che nessuno, soprattutto lui, prenda questo video in alcun modo come dissing o robe simili, nel senso credo di star dicendo le cose come stanno, quindi mi raccomando che nessuno fraintenda le mie parole, perché non sto dicendo quello che pensate. No, non sto dicendo assolutamente nulla contro Miguel, sto dicendo quello che pensano le persone magari di lui. In molti sono convinti che lui sia un leaker, quando no, non è minimamente un leaker. Diciamo che la vera utilità di Miguel è stata in passato, ad esempio, condividere le scan del V-Jump con largo anticipo, ok? Quello assolutamente sì, ma quelli non sono leak, quello è essere giapponese, entrare in possesso di un V-Jump in anticipo e riuscire a mandare fin da subito i leak del V-Jump, quindi le foto del V-Jump, ma non essere leaker dal punto di vista del sono del team di sviluppo, leak la roba, o sono vicino al team di sviluppo, leak la roba, o leak direttamente dai server, eccetera. Assolutamente no. Questa è una fama, è una nomea che
si è creato, ma che non ha minimamente, non può possedere in questo momento. Quindi, fatto anche questo preambolo iniziale, è iniziata a girare questa notizia lanciata da lui, ok? Legata all'ottenimento da 0 a 999.000, ok? Chrono Crystals, che sarebbero il cap. A quanto pare sembra essere uscito un nuovo cheat che permetterebbe alle persone di farsi CC infinite senza pagare monete. Non è un glitch come Oxo. E a quanto pare, perché con Oxo era fattibile la stessa identica cosa, ma pagando, nel senso, ve l'avevo detto prima, tipo fra parentesi, si spendeva una cifra irrisoria, se non ho capito male, tipo spendevi, non mi ricordo ragazzi, onestamente, non ho mai capito il funzionamento, né me ne sono mai interessato, però, boh, che vi devo dire, 20 euro per acquistare 100.000, 200.000 Chrono Crystals. L'avremmo fatto tutti se fosse stata una cosa legittima, insomma, ok? Però per dirvi è un rapporto che non può esistere, 20 euro, 100.000 Chrono Crystals è il sogno, ok? Quindi per Oxo, anche se c'era da spendere soldi, comunque si trattava di un cheat praticamente per avere crono infinite a prezzi irrisorissimi, ok? Anche se non ricordo onestamente se si spendevano soldi o meno. A quanto pare molte persone lo stanno usando. Miguel, vabbè, su questa cosa delle molte persone che lo stanno usando, vediamo. Miguel, il noto data miner, anche questa informazione sbagliatissima per me assolutamente, ve l'ho detto poco fa perché, lo sta già segnalando e spera che Bandai risolva al più presto. Uniamoci tutti per contattare Bandai in modo che risolve e banni questi maledetti. Ora, io nel momento in cui viene lanciata questa cosa all'interno del mio Discord, che sta girando, ribadisco, non è che viene lanciata nel mio Discord e basta, non è che esce fuori da lì, non è che questa notizia me la sto inventando io, no. Parte da Miguel per poi arrivare nei gruppi, nelle community, per poi infine arrivare anche nel mio Discord ed arrivare per la prima volta ai miei occhi. Mi vedo questa cosa senza approfondirla. E commento con: ecco perché avevo visto un tizio con 150.000 crono. Ed effettivamente ho visto girare un'immagine del genere, però pensavo fosse onestamente, anzi, a questo punto ve lo dico, sono convinto che quella lì fosse un'immagine legit, perché ho visto persone arrivare con 100.000 crono crystals. Semplicemente non pullano, tengono sempre da parte, ci si può tranquillamente arrivare. Detto questo, arriviamo al punto di questo video. Perché? Arriviamo alla fonte, che dovrebbe essere Miguel stesso. Eccolo qui. Che, ribadisco, è abbastanza conosciuto su Twitter, comunque pubblica video che vengono visti assolutamente, ed è anche in grado di far girare voci, di far girare notizie. E pubblica effettivamente questo video sulle 999.000, ok, avete capito, Chrono Crystals, ok? Ora, sono andato a vedere questo video per cercare di capire un attimino non il funzionamento, ma se mostrasse qualcosa, anche perché ho letto ad esempio in giro, ecco qui adesso arriva Blazzy che mostra il funzionamento come al solito. No, io non ho mai mostrato né funzionamenti né nulla, ok? I miei video sono sempre stati l'opposto. Allora ho detto fammi andare a vedere però se la fonte da dove sembra essere partito il tutto fa vedere qualche funzionamento, perché c'è da parlarne assolutamente, c'è da dire raga, non andate a vedere i funzionamenti, non andate a vedere robe simili. E ritrovo effettivamente il video di Miguel, abbastanza visto, raga, sinceramente. 9.000 persone sono tantine, secondo me, soprattutto parlando di 1.000 iscritti. E ritrovo questo video dove viene detto che in questo video verrà mostrato come ottenere semplicemente, facilmente, queste 999.000 Chrono Crystals, e questo sarebbe il funzionamento di questo glitch, tra virgolette. Vi faccio vedere un attimino il video. Guardate un attimo. Effettivamente vedere una roba simile, ragazzi, lascia un pochino perplessi. Cioè, da 0 a 999.999, quante so, insomma. O da 1069, quante erano all'inizio. Sì, 1069, vabbè. Sì, non ci interessa comunque. Sembra essere un glitch distruttivo, devastante. Però guardo questo video, guardo questa cosa e dico, ma la notizia che sta girando, che si sta espandendo a macchia d'olio, il fatto che lo stiano facendo in tanti è legato a questo video? Non è la prima volta, ma persone stanno distribuendo questo cheat che può incrementare fino a 990 euro, va bene.
per tanto tempo. Viene mostrata anche questa foto di questo shop con tutte Chrono Crystals a 0€, quando in realtà nel video precedente, ragazzi, del funzionamento, tra virgolette, vengono mostrate queste Chrono Crystals che partono da 1069 e arrivano fino al cap, ma senza mostrare alcuna shoppata, ok, a 0€ soprattutto. Se molte persone faranno questa cosa, alla fine sarà la fine per il servizio di Legends, ok? Parla di a quanto ammonterebbe il danno se lo facessero in tante persone, ma anche già solo se lo facessi una persona, il danno ammonterebbe a 2,5 milioni di yen se una persona partisse da zero crono e facesse questo cheat fino a 999.999. Cioè creerebbe un danno simile a una sola persona all'azienda, per dirvi. Ci sono molte persone, va bene, che non se ne fregano, vabbè. Insomma, raga, il tutto sembra essere partito, per l'appunto, da Miguel, da questo video, e chiede anche di espandere, insomma, di spargere la voce riguardo questo video, riguardo quel video soprattutto, di farla arrivare a Bandai in modo che possa fixare e non possa esserci la fine del servizio di Legends. Allora, io non mi rivolgo a Miguel, perché è inutile secondo me rivolgerci a Miguel, ok? Ribadisco, non voglio che questo qui sia preso come video di dissi, assolutamente in alcun modo. Però voglio che questo video serva per fare un attimino chiarezza, soprattutto, perché no, anche per Miguel. Perché se pensa che questo video sia legit, sia reale, e che qualcuno seriamente tramite questo video abbia utilizzato un glitch e stia facendo spargere la voce dell'esistenza di questo cheat, e stia facendo spargere anche la voce proprio del procedimento di questo glitch, raga, è tutto fake. Cioè, si sta girando una voce in questo momento del tutto, e per fortuna a questo punto, del tutto infondata e fake. Perché questo video è in tutto e per tutto al 99,9% falso, fasullo, e non parlo di quello di Miguel, ma parlo del video che utilizza Miguel per spargere la voce di questo presunto glitch. Io voglio soltanto mostrarvi in primis le cose che non tornano, ok? Già solo guardando al gioco in questo momento attuale, perché la cosa sembra che si stia spargendo nelle ultime ore di questo glitch, cioè di questo cheat, insomma. E no, e non mi trovo, perché già se prendiamo questo video che riporterebbe il cheat in funzionamento nelle ultime ore, non mi trovo già con questo banner, prima di tutto. Legends Lineage of Evil non è minimamente attivo una roba del genere da mesi, ok? Se non da mesi almeno, ok? La schermata, onestamente non mi ricordo se c'è questa cosa Legends Road ancora, dovrei andare a controllare. Ma soprattutto ciò che dovrebbe balzare all'occhio e che dovrebbe far capire immediatamente che non si tratta A, di un video recente, e B, che potrebbe essere fasullo, è la Dragon Ball Hunt presente qui sotto. C'è la Dragon Ball Hunt attiva. Questa è roba soltanto degli anniversari e robe simili. Questo è probabilmente un video che deriva dal terzo anniversario, secondo anniversario, un qualcosa di... Secondo me più dal secondo, potrebbe... No, forse dal terzo, perché c'è l'iconcina dell'assistobot. Ma comunque non è degli ultimissimi tempi. È un video vecchio, prima di tutto. Ma soprattutto, ragazzi, a me questo video, sapete cosa ricorda tanto? E vorrei che questo video, più che essere un smentire Miguel, cosa che non voglio fare, però purtroppo devo essere costretto a fare perché la voce si sta spargendo da lui, vuole essere un video per A, scongiurare un qualsiasi cheat presente in questo momento. Non esiste, raga, non dovrebbe esistere. Se è legato a questo video, non esiste. Ma sapete perché? Ecco qui, apparirebbero tantissimi video del genere se provassi a scrivere Chrono Crystals Infinite Generator, ad esempio. E sono tanti scam in cui purtroppo in tantissimi ancora ci cascano. Io questo video vorrei più che altro che trasformarlo dal presunto cheat delle Chrono Crystals al guardate che si tratta tutti di una bufala, al non cascateci in queste cose, anche perché non ci ho mai dedicato un video. Non cascate mai in questi scam, ragazzi, non cascate mai in questi video, perché vi scammano, vi portano in dei siti in cui vi possono rubare informazioni. Queste cose non esistono. A me questa immagine, questa qui dello shop a 00, è infatti è come immaginavo. Anche questa immagine dove viene mostrato lo shop a 0, ragazzi, è paro paro proprio, è incredibile sta cosa.
paro paro preso da questo video, identica, 5 volte rimanenti, tutto lo shop a zero, 320, 2000, 1100, 320, 2000, 1100, eccetera, tutto a zero con 5 volte rimanenti. Allora, io non me la prendo assolutamente con Miguel, perché anzi, ci sta, cioè nel senso, se si comincia a spargere una voce, se comunque inizia a girare un cheat, è bene che effettivamente ne si parli e si faccia arrivare il tutto alle orecchie degli sviluppatori. Però d'altra parte, secondo me, prima di fare questa cosa, bisognerebbe accertarsene delle info che si stanno per dare, ma accertarsene per bene, accertarsi soprattutto che in tanti, che delle persone lo stiano facendo. Perché io veramente ho letto la notizia, ho letto che tante persone starebbero facendo questa cosa. Lasciamo perdere dai gruppi, ok? Dalle community. Ma proprio da questo video dove sembra essersi sparsa la voce, quando invece non è vero, ragazzi, perché non può essersi sparso questo cheat tramite queste robe che sono in tutto e per tutto dei fake. Sono degli scam, sono immagini e dei video presi da degli scam. Quindi mi raccomando, tranquilli, prima di tutto voglio tranquillizzarvi, non c'è alcun cheat in questo momento che possa permettere un qualcosa di simile, voglio tranquillizzare anche Miguel, non so se vedrà mai questo video, più che prenderlo come dissing eccetera, lo prendesse come tranquillo, non c'è nulla del genere, o almeno se c'è non è questa roba, assolutamente, ma soprattutto ci sono tantissimi video di questo genere che sono scam, che mostrano Chrono Crystals da zero al cap e che mostrano shop azzerati, ma sono tutti scam, quindi lo dico anche per voi ragazzi, se qualcuno di voi pensa un giorno o pensava di poter andare a cercare su YouTube Chrono Crystals, come avere Chrono Crystals Infinite, cioè in cap in questi video, sono tutti scam, non esiste il modo, non esiste, esisteva con Oxo, è stato fixato, ma con Oxo comunque bisognava sborsare qualcosina. Quindi spero ragazzi veramente che con questo video si possa essere fatto un pochino di... io possa aver fatto un pochino di chiarezza, ecco, perché veramente si sta spargendo questa voce che non ha senso, secondo me, non ha veramente senso e... Insomma, se qualcuno anche riesce a far arrivare la voce a Miguel, magari, perché... non ha senso in questo momento, veramente. Comunque dai, io spero che questo video comunque sia stato d'aiuto a qualcuno, state tranquilli, non c'è nulla del genere in questo momento attivo, va bene? Detto questo ragazzi, mi piace, commenti, scrivete, vabbè, non vi chiedo manco, no, non è vero, non vi chiedo di lasciare mi piace, questo secondo me era un video doveroso da fare e nulla, vi do appuntamento al prossimo video, ciao ragazzi, ciao a tutti.